Tutti conoscono le fiabe Disney tra libri, film, audiolibri e chi ne ha più ne metta. Probabilmente tanti di voi sanno che queste fiabe hanno un lato oscuro. Qui non si parla solamente della vera storia che si cela dietro la rivisitazione di Walt Disney, ma anche del messaggio negativo trasformato in positivo grazie alla rivisitazione. In questo video vi spiegherò tutto, ma una storia alla volta, non vorrei spaventarvi troppo. Cominciamo dalla sirenetta. Ariel è una giovane ed avveniente sirena, molto diversa dalle sirene mitologiche che con il loro canto attiravano i marinai e li affogavano e li divoravano. No, qui le cose sono ben diverse. Infatti Ariel ha un solo sogno, andarsene dal mare e ottenere le gambe per poter vivere sulla terra con il suo principe. Nella storia della Disney, Ariel farà un patto con Ursula, la strega del mare, che in cambio della voce gli donerà le gambe. Ariel andrà dal principe, i due si innamoreranno, la strega si muterà tentando di sedurre il principe con la voce di Ariel, ma poi l'amore trionfa e la strega verrà sconfitta. Così Ariel e il principe vivranno per sempre felici e contenti. Non tutti sanno però che la verità è un'altra. Infatti nella fiaba Disney è stato omesso che il patto stipulato con la strega del mare era decisamente più costoso. La strega, per ottenere la voce di Ariel, le taglierà la lingua. E avere le gambe implicava anche sentire 1000 coltelli che trapassavano i suoi piedi ad ogni passo. Nonostante tutto questo, Ariel accetterà comunque, ma l'amore non trionferà. Infatti, se Ariel fosse riuscita a far innamorare il principe, tutto sarebbe andato per il verso giusto, ma il principe sposerà un'altra donna. Ed Ariel ovviamente viene proposta un'alternativa. Infatti, se il giorno delle nozze Ariel ucciderà il principe con un coltello donato dalla strega e si cospargerà i piedi con il suo sangue, potrà tornare sirena e sopravvivere. Nonostante tutto, però, un lieto fine c'è. La bontà di Ariel prevalse. Non uccise nessuno, dileguandosi nel mare e smettendo di esistere. Nonostante il cartone sia molto più innocente, c'è da dire che non lo è affatto. Infatti, per quanto il profondo blu sia meraviglioso, Ariel rinuncerà addirittura alla sua voce per andarsene, non contente di quello che è e abbandonando la sua famiglia, un comportamento dettato dal puro egoismo. E di certo non è un buon insegnamento. E voi? Voi vi tagliereste parti del vostro corpo per la persona che amate? Voi rinuncereste a voi stessi per qualcun altro? Chissà cosa c'è nel vostro futuro.